Ben ritornati in PES 2020 e nel canale delle Burneo. Oggi voglio farvi vedere una cosa che ho imparato a fare e ve lo faccio vedere con la squadra di GP contro la Germania a livello medio. Allora, andiamo a vedere com'è la formazione. Gabbiadini e Leo Battista. Kluivert, ora il mediano è rotto. Mettiamo Thorsby. E lo mettiamo qui. E mettiamo Kurtic dietro. Ok. Poi in difesa. Mettiamo lui. Allora loro giocano col 3-4-3, quindi allora adesso vi faccio vedere delle impostazioni che metterò. Allora, mettiamo le marcature, i terzini sugli esterni, sulle seconde punte, ok? Poi andiamo a metterli su istruzioni avanzate, io ho messo tiki-taka, ok? Poi in difesa andremo a mettere marcatura stretta su Werner, ok? E poi cosa faremo? Siccome loro giocano a 4, metteremo i tre centrocampisti centrali in linea più larghi. Così. E alzeremo un po' loro. Ok. Poi io metterei il contropiede. No, scusate. Metterei difensivo. Scusate. Mettete il contropiede, io lo metto alla punta e il difensivo al media a lui, al centrale. E cominciamo a giocare. Oggi vi faccio vedere praticamente come cambia la maniera di difendere. Premendo praticamente come contrasto per portare via la palla, tenere premuta la X e tenere premuto R2, tutti e due insieme. Logicamente bisogna andare a tempo perché altrimenti si fa o fallo o praticamente l'avversario ci salta. Forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà. E invece questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. La tecnologia che caratterizza lo stadio rappresenta perfettamente questa regione della Vestfalia, uno dei poli industriali tedeschi. Fuori gioco. L'arbitro ha già dato via il cronometro. Fuori Certo gioco. che si metterà in luce oggi, Luca? Toni Kroos, il metronomo del centrocampo della sua squadra, è in grado di sfornare assist e passaggi millimetrici. E se è in giornata, calcio di punizione per la Germania. Vedete, in questo caso qui ho sbagliato il tempo e gli ho fatto fallo. O mi ha fatto fallo lui, non so adesso. Penso di aver fatto fallo io, credo. Non lo so. Sì, ho fatto fallo io perché ho sbagliato il tempo dell'inserimento con l'R2. Manolo Gabbiadini, Kluivert, riceve un pallone interessante, prova a tirare, una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Un passaggio filtrante da manuale, ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Poi il cross lo fate con cerchio L1. Palla dentro di salta e colpisce di testa. Perché cerchio L1 va a pescare l'uomo in area. Ottima l'azione
cioè sarebbe il tiro dalla tre quarti, ma in realtà da quanto ho capito io con L1 cerchio si va a pescare l'uomo che è in area, cioè lo agganci come col cross. Ma no, qua Marta si ferma qui la manovra, cerca lo spunto, vedete R1 X gli ho tolto la palla. Il loro attacco si sacrifica molto, guarda come si muovono verso l'esterno per creare spazio. Questa non è una soluzione che in genere ti piace molto, vero? Non molto, non sono mai stato un grande stimatore di questa tattica. Soprattutto non mi... Va di testa! Un altro colpo di testa, un altro... E questo sempre l'ho fatto con L1 cerchio e vado a pescarmi l'uomo in mezzo, ovvero la punta, l'uomo più avanti. Visto che funziona. Qua sono tornato indietro prendendo il quadrato. Kluivert. Prova a salire sulla fascia sinistra. Cross verso il centro. Può concludere. Eccolo qua. Avete visto? Praticamente L1 cerchio, vado a chiamare l'uomo che si inserisca. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo. Guardatelo. Per prendere la mira e buttarla qua. Premo due volte la corsa per fare lo scatto e allungarmi la palla ancora. Aspetto che l'uomo si avvicino, L1 cerchio e l'uomo scatta l'uomo per andare a segnare. Perché io praticamente lo chiamo a entrare in area. È tutta una questione di tempistica, però per giocare bene fiori così è. Più che altro quest'anno è così. Avanzare l'azione sulla fascia, può cercare il taglio in mezzo, cross, vabbè, qua che CPU, qua è CPU, cioè cosa posso fare? Guardate, il terzino mi è rimasto in alto, il difensore è andato a vuoto e l'altro mi ha segnato, cioè. Questo è CPU? È tutta CPU, cioè non ho fatto, cioè io avrò anche sbagliato di rimanere lì col difensore, però il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Passaggio profondo per Gabbiadini. Gabbiadini. Kluivert. Che botta. Sì, su Marte. Lì l'errore l'ho fatto sia io, ma errore anche della CPU. Io ho sbagliato il tempo, però lui mi ha fatto fare quel cazzo che ha voluto lui. Marta, mostrano un buon controllo del gioco. Anche qua. Capito che la metti sull'uomo che scatta, però. Gnabry. Kerer. Gioca a sinistra. Kluivert. Gabbiadini. Qua è boh. È rallentato. Kerer. Oggi autore di un assist. Sempre R2. Cerca di lanciare il compagno. Sbaglia la situazione. Sempre R2X, nei contrasti. Vedete? Lo presso e gli porto via la palla con R2X. Scatta verso il pallone. Grande occasione. E qua Fiori non hanno parole perché a porta vuota tirano fuori in due. Cioè, sempre cross, cerchio, L1.
traversa e questo arriva e prende il palo. Lì qualcosa non è andato a buon fine. Ci mette il fisico e conquista il pallone. A sinistra con il passaggio. La mette sulla sinistra. È un'occasione. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. La gioca sulla destra. Kerel. Tocco morbido. Scatta verso il pallone. Yasmin Kurtic. Pallone lungo in verticale. Nello spazio per Leo Battistao. Prova il filtrante. Ha la possibilità di andare verso la porta e va a colpire di testa. Eccolo qua E di c'è il nuovo, gol dello Zurich. uguale, uguale ragazzi, stessa maniera l'ho Non poteva fatto. esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Stessa Ha maniera, colpito avete visto bene. che loro avevano Completa la messo marcatura combinazione. stretta su Gran colpo di Kluivert, testa. allora io ho cambiato fascia. L1 cerchio, la mette giusto sull'uomo che va di testa. Ve lo pesca praticamente, vi pesca l'uomo in attacco con L1 Adesso con cerchio. tutto. È stato un bel primo tempo, un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di 8-3. distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. 2-1, gran bel primo tempo, tre gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. Si ricomincia. Draxler. Gnabry. Toni Kroos. Rudiger. Prova il cambio di gioco. Ottimo il controllo sull'appoggio. R2X e palla rubata. Ora Gabbiadini. Kluivert. Occasione. Se ne va. In posizione per il cross. C'è il cross. Così senza varchi non avevano alternative. A sinistra con il passaggio. Kluivert. La butta in mezzo. Gabbiadini. Bella l'azione, anche se non Più o era meno si facile. fa tutto così quest'anno. Vedete Deve qua, mostrare maggiore finta, attenzione. Da quella posizione rientro possono due nascere volte la azioni molto corsa, la pericolose. metto dentro con L1 X, scusate, L1 cerchio, però Gabbiadini non era in una buona posizione per segnare. Ma quest'anno ragazzi, purtroppo, cioè è un casino, ma funziona tutto così. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Buon lancio. Sulla fascia, è libero. Può tentare la conclusione. Ma dove va a Ci è tirare? andato molto vicino ed Ecco, è per andata esempio fuori. queste, non Lo ha potete deciso di dirmi farlo. che Non sono sarà più l'unico, movimenti, Fabio. Ci riproverà. ero messo male o cose strane, cioè che da lì non puoi tirare su Marte. Cioè, io ho schiacciato e l'ho direzionata nell'angolino, ma lui l'ha tirata alta e forte e alta, cioè lì non è che c'entro granché io. Cioè, va ben tutto però. Leo Battistao sul pallone. È libero di creare pericolo. Cerca il traversone. Ci mette una pezza. C'è Fallo. la palla lunga in avanti. Qui può partire il contropiede. Yasmin Kurtic riconquista la R2X palla. e gli porti via la palla, ti metti davanti e gliela rubi. Martin vuole la profondità. Qua invece ho Leo provato Battistao ha a fare cercato con L1 regolarità e il il pallone. filtrante alto, ma come avete visto è venuto fuori una schifezza. Era meglio fare come al solito cerchio.
L1, ma ho provato a fare il filtrante, è venuta la merda. Scatta verso il pallone. Qui cercherà il tiro. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, va bene a provarci. Qua invece devono rompere i coglioni. Tutto qua il fatto. Opportunità di ripartire. La gioca lunga sulla fascia opposta. Vediamo se può capitalizzare. Gabbia la toglie dalla porta. Ma devono rompere le balle. Perché? Perché? Perché non mi hanno lasciato inserirmi. È strano perché loro sono anche tutti in attacco e in difesa dovrebbe esserci tanta gente. E invece inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Gabbiadini allarga il gioco. Kluivert, palla dentro di Kluivert, palla intercettata. Errore qui, pallone sprecato. Sembra che il mister voglia fare una... Ma adesso proverò a fare L1X e L1X anche sul calcio d'angolo. Non funziona, ho fatto una cacchetta. La partita non ce l'hanno fatta. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La gioca a sinistra, ha spazio sulla fascia e passa. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Riesce a mettere fuori. Gioca con un pallone lungo. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Draxler. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ora Gabbiadini cerca la profondità, scatta verso il pallone. La difesa deve interpretare questa azione con un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Però la CPU, ragazzi, quest'anno è molto più intelligente, cioè ti rompono il cazzo. Scatta verso il pallone. Grande movimento nello spazio. Visto? Qua ho sbagliato lui o ho sbagliato io, non lo so. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Gabbiadini. Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. Kluivert. Ora Gabbiadini. Occhio alla conclusione. Ah, è finita 2-1. Dice che può bastare e fischia la fine della gara. Partita che potevo vincere sicuramente molto di più. Però la CPU contro la Germania ti fa giocare così. Cioè, non è che potevo fare di più. Ma si vince sempre giocando contro chi sia di fronte. Non ho fatto due tiri in porta, ne ho fatti 13-5. Eppure vinco 2-1. Vedete, è ancora in fase di lavorazione. Non è possibile che faccio 13 tiri in porta e ne vanno solo 5 sullo specchio e faccio due gol. Cioè. Non esiste. Però avete visto che le marcature hanno funzionato. Forse i terzini, forse potevo. I terzini sulle seconde punte, forse potevo risparmiarmi. Però la marcatura stretta alla punta centrale è stato buono perché non ha. Chi è che ha segnato? Ha segnato Werner. Chi ha segnato di loro? Ha segnato Sané. Perché se lo sono perso i miei terzini. In questo caso io ho giocato solo con Kluivert, tutto in fascia con Kluivert, infatti appena ho cambiato fascia ho segnato di nuovo. Poi qua bisogna stare lì a spostarsi, voi da che parte, a destra, a sinistra. Comunque, bene o male, quest'anno il gioco si basa così da quanto ho capito. Il cross dalla tre quarti o sempre provando a farlo L1 cerchio e in difesa... cercare di portare via la palla tenendo premuto R2 e X, perché
con l'R2 si va a prendere la posizione, è come che si aggancia l'avversario e la X è il press per togliere il pallone. Fatto nel momento giusto, come avete visto, il più delle volte sono riuscito a portargli via la palla senza fare fallo. Un salutone dalle Burneo, questo è tutto per la spiegazione dei tasti che, come al solito, in PES non ti vengono spiegati, ma giocando devi provare, provare, riprovare. Io ricordavo che questa cosa dell'R2 c'era nel 2018, nel PES 2018. L'anno scorso no. L'anno scorso no perché premendo il quadrato, io praticamente l'anno scorso giocavo X e quadrato. Quando incominciavo a temporeggiare con la X e poi quando ero molto vicino premevo quadrato, tenevo premuto quadrato e riuscivo a portargli via la palla in velocità senza mandare in pressing il compagno perché era una frazione di un secondo, cioè giusto per avere quella velocità in più per portargli via la palla. Quest'anno se lo fai X e quadrato mi sono trovato in difficoltà perché io ero abituato con X e quadrato. E quest'anno facendo quadrato il più delle volte, anzi quasi sempre, è fallo. È fallo e gli uomini si staccano molto velocemente da dove sono per venire ad aiutare, quindi non conviene fare. R2, X e il cross con L1 cerchio. Un salutone dalle Burneo, ci vediamo presto, ciao ciao.